giornata della memoria, consueto appuntamento anche nel Palazzo del Governo di Macerata per la consegna di medaglie. 8 medaglie sono state consegnate, insomma, sia a superstiti e familiari. Che momento è, che giornata è anche qui nel territorio, al di là delle celebrazioni nazionali? Ma è un momento sicuramente di orgoglio, diciamo, territoriale, perché questi sono 8, ma si vanno ad aggiungere ai tanti altri che abbiamo recentemente anche premiato con la stessa medaglia durante il conferimento delle onorificenze. È un momento di orgoglio vedere che questa terra ha dato veramente un contributo altissimo per cercare di portare di nuovo il nostro territorio allo stato in cui è adesso. Gente che ha sacrificato la propria vita per essersi opposta a tutta la logica di quel periodo, delle leggi razziali, di tutta l'atmosfera, di tutte le violenze, di tutte le privazioni di cui il nostro popolo è stato fatto oggetto. Quindi è un momento in cui ci sentiamo un pochino non liberati di coscienza, ma ci sentiamo, diciamo, contenti, ci sentiamo veramente anche noi felici perché sia stato riconosciuto questo grande merito. E mi piace il fatto che sia stato proprio unita come celebrazione a questa giornata della memoria, perché la memoria deve accomunare sicuramente in primo ordine la Shoah, la tragedia del proprio ebraico, scusi, e insieme a questa anche queste persone che contestualmente in quello stesso periodo hanno patito atrocità simili, pur senza essere neanche, io dico neanche ebrei, non perché essere ebrei poteva essere, no, assolutamente, cioè persone che si erano semplicemente opposte a questa logica cinica, razzista, brutale.